Ciao a tutti, questo è un video con un po' di acquisti che ho fatto veramente non nell'ultimo periodo, perché alcune cose ci hanno messo un bel po' ad arrivare e quindi non sono proprio dell'ultimo periodo. E in più c'è una cosa che ho acquistato grazie a una vostra indicazione e scoprirete cos'è, lo scoprirete solo vivendo, anzi guardando questo video, è molto più facile. E in più un rossetto che mi sono dimenticata di farvi vedere in uno degli ultimi video haul, forse nell'ultimo che risale già, insomma, qualche video fa. Il rossetto in questione è un rossetto di MAC, è uscita una nuova gamma, non una nuova gamma, diversi nuovi colori di rossetti di MAC, che non ho capito se alcuni siano in gamma permanente, altri siano edizioni limitate, sono tutti edizione limitata. Io con MAC non ci sto dietro, fra tutte le nuove collezioni che escono. È difficile. È difficile, in più non sono proprio una di quelle che sta lì sul pezzo a cercare, vedere, a studiare. Quando escono le cose e mi interessa qualcosa, ok, sì, forse sì, se no arrivederci e grazie. Mi sono innamorata di questo rossetto da quando l'avevo visto swatchare in alcuni video americani, perché li sono usciti come sempre un po' prima che da noi. E il rossetto in questione si chiama Really Me. In questa gamma qui nuova di colori sono usciti dei colori anche molto pazzi, cioè tipo un giallo, un verde, un viola, sapete, proprio un viola pennarello, un azzurro, un blu, poi ci sono i soliti fucsia, qualche rosso. Ed è interessante, io avevo inquadrato questo perché è un po' uno dei trend di stagione, cioè questi colori nude che vanno un pochino nel taupe. Il colore in questione, ve lo faccio anche vedere magari. Me l'avete visto su Instagram, c'è una foto, quindi vi invito, qualora non l'abbiate già vista, ad andarla a vedere perché vi ho fatto vedere anche come mi piace indossarlo, cioè creando dei chiaroscuri con delle matite a contrasto, e devo dire che mi è piaciuta anche molto perché quella foto mi è piaciuta parecchio. E questo, il colore, è swatchato, eccolo qua, è lui. Quindi è questo color nude, che va leggermente nel taupe, non troppo come altre linee di rossetti, perché vi ripeto, è un trend che sta andando abbastanza imperversando, diciamo, dal punto di vista dei rossetti, però alcuni sono un po' troppo grigi per i miei gusti. Invece questo è proprio un equilibrio perfetto. Volevo un rossetto del genere e quindi me lo sono accattato di MAC. Il prezzo è sempre lo stesso, cioè 19 euro, questi restano con il prezzo standard dei rossetti di MAC. Poi vi dicevo che alcuni acquisti non è che siano proprio dell'ultima ora, già questo risale, penso, ripeto, un paio di settimane fa. Ho fatto degli acquisti da eBay e li ho fatti dal lontano Oriente. Perché? Perché una ragazza, e perdonami, non mi ricordo il tuo nome, perché so che mi segui, però non mi ricordo l'immagine, ma non mi ricordo il nome della persona, ma tu sai che sto parlando di te. Quando vi ho parlato, credo, delle maschere di Garnier, mi aveva lasciato un link di eBay, appunto, di un set di maschere sempre coreane. No, le Garnier non sono coreane, le Tony Moly sono coreane. E, però lei mi aveva lasciato questo link dicendo: "Missimo, io ho preso queste, le trovo valide." E sono andata a vedere, effettivamente sono maschere che già avevo visto diverse volte girare. Ed erano anche parecchio convenienti, perché vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i link delle cose di cui vi parlerò, quindi se vi interessa qualche cosa andate a vedere in descrizione e trovate i link di eBay da cui ho acquistato. E, dicevo, è un pacchetto davvero interessante, sono maschere in tessuto e sono 16 maschere, e 16 maschere io le ho pagate. Aspettate che mi sono scritta tutto perché sennò non mi sarei ricordata nulla. Le ho pagate 12,60 euro. In realtà mi sono arrivate 17 maschere più i patch, quelli per il contorno occhi. Per cui 17 maschere, i patch per il contorno occhi, io ho pagato 12,60 euro. Volevo provarne una prima di farvi il video, ma mi sono arrivate l'altro ieri e non ci ho avuto tempo. E quindi, anche per dirvi, insomma, com'è la maschera all'interno proprio qualitativamente, ci rifaremo ad un prossimo video. Le maschere sono veramente tante, sono tantissime. Adesso, se mi metto qui a dirvele una per una, famo Natale qui tutti insieme e stappiamo la bottiglia e ci mangiamo il panettone e il pandoro. Però vi faccio vedere qualcosa, tipo questa all'aloe,
questa al siero di vipera, questa al coenzima Q10, c'è di tutto. Sono tutte diverse, tranne una che è doppia, perché me ne hanno aggiunta una in più dentro. Questa alle vitamine, cellule staminali, placenta, questa alla melagrana, collagene. Questa è quella che mi è arrivata doppia, mi sembra, questa al cetriolo. E questa alla bava di lumaca, questa al miele, c'era d'api, miele, insomma questa qui. E ce ne sono ancora, però mi fermo un attimo perché sennò. Poi in più mi sono arrivati loro e sono i patch questi per il contorno occhi. Io ne ho già usati, volevo controllare se era la stessa marca perché la confezione era diversa, però vedremo. E sono 30 pezzi se ho capito bene. Sono 30 pezzi. Ah, una cosa che ci tengo a dire. Dietro le maschere c'è tutta la descrizione del prodotto, l'inci, e non c'è solo in cinese, ma c'è tutto anche in inglese. Quindi sia insomma gli ingredienti che cosa contiene, come va usata, trovate tutto anche in inglese. Perché come saprete forse, insomma, quando arrivano dall'Oriente queste cose, non sempre poi c'è anche una traduzione fattibile per noi. E queste, ripeto, le ho pagate 12,60 euro, quindi 17 pezzi più i patch occhi. Ci hanno messo tanto ad arrivare, perché ci hanno messo più di un mese a me di arrivare. Mi sembra che la ragazza che me le aveva consigliate mi ha detto che a lei in 20 giorni sono arrivate. Dipende un po', perché è posta ordinaria, non dovete firmare niente. Ecco, questa è una cosa fondamentale che vi devo spiegare, perché ci tengo sempre. È posta ordinaria. La spedizione è gratuita, non ve la fanno pagare, pagate solamente i prodotti. Almeno a me è successo così, poi dovete andare a vedere se l'inserzione sia cambiata o meno, eh? Ed è appunto posta ordinaria, non è tracciabile e non dovete firmare. Quindi, come vi dico sempre, se abitate in un posto dove vi fregano i pacchetti, il postino non ve li lascia così anche in mezzo alla strada, senza nessun controllo, non ve lo consiglio perché nessuno è tenuto a nemmeno a citofonarvi. Per cui, insomma, regolatevi voi a seconda della vostra situazione postale. Ecco, questo più o meno il messaggio. A me ci ha messo, penso, un mese e una settimana pure, insomma, circa 5 settimane ci ha messo ad arrivarmi, però è arrivato tutto, quindi dovete fare questi ordini e mettervi lì con la santa pazienza a aspettare. Poi, non contenta, oltre questo, siccome in tante mi avete chiesto sotto i vari video in cui vi parlavo della Beauty Blender con cui è sbocciato l'amore a distanza di tanti anni, mi avete visto anche nel video del make-up come la utilizzo sia per il fondo sia per il correttore, anche quello ve lo lascio in descrizione se non l'avete visto. E mi avete chiesto se c'è qualcosa di più economico. Ho voluto provare a prendere delle beauty blender appunto da questi siti, da questi venditori sempre orientali. Mi sembra che quasi tutte mi siano arrivate dalla Corea, se non erro. E per vedere se c'è qualcosa di molto economico che potesse in qualche modo avvicinarsi alla Beauty Blender. Io oltre alla Beauty Blender ho anche la spugnetta della Real Technique, anche questa da diverso tempo. Real Technique o Real Techniques? Ce l'ha esse o non ce l'ha esse? Non si sa, fa niente. E tra le due io preferisco la Beauty Blender, però anche questa è molto valida. Quando voi, queste qua sono tutte e due asciutte, quando le andate a inumidire, a bagnare, perché almeno io le uso esclusivamente bagnate, so che c'è chi le usa in entrambe, sia ad asciutte che da umide, non bagnate, che grondano acqua, aumentano il volume quasi del doppio e sono morbidissime. Questa è proprio la più morbida di tutte, più morbida anche di questa, però entrambe bagnate aumentano quasi il doppio del loro volume da asciutte. Ho comprato un equivalente della Beauty Blender classica, la dimensione è quasi la stessa, è leggermente, leggermente più grande questa qui. Questa è venuta con una confezione che mi si è rotta, quindi non ve la posso far vedere, era una confezione comunque trasparente e l'ho pagata solo 1 euro. Questa non vale niente, cioè tutto al più ci potete fare il decoupage se volete, ecco, usarla per fare le spugnature, non lo so.
È molto, molto consistente come materiale, cioè siamo proprio lontanissimi e oltretutto quando questa l'andate a bagnare è identica a se stessa, cioè non, quindi comunque il materiale non si ammorbidisce, non aumenta di dimensione, rimane così molto compatta. Ho già provato ad utilizzarla e mi stava facendo male alla faccia. Ho detto tutto. Poi ho preso queste altre che anche sono tra le più vendute, mi sono fatta un po' un giro delle ricerche e questo è uno dei prodotti più venduti. Questo pacchettino l'ho pagato 1,29 euro. All'interno ci sono quattro spugnette, qua ne vedete due, una fucsia, una rosa e queste sono le altre due che erano nel set, una lilla e una arancio. Sono di dimensioni molto più piccoline della Beauty Blender, vedete? Eccole qui. Anche questa l'ho già provata, nella fattispecie proprio questa lilla, e anche questa non mi ha entusiasmata, anche se così da asciutta mi sembrava decisamente più morbida di questa, e questa è veramente dura, dura. E, una volta bagnata mi sono accorta che non aumentava di volume, il che vuol dire che comunque l'applicazione fondotinta, correttore, non è il massimo della vita e infatti sono riuscita rispetto a questa ad utilizzarla, però se vi dovessi dire che vale la pena spendere anche solo 1,29 euro per queste spugnette vi direi una bugia, quindi anche queste nonostante la spesa molto piccola secondo me non valgono la pena. E le ultime che mi sono arrivate in ordine di tempo, anche se questi piccoli acquisti li ho fatti tutti lo stesso giorno, ma poi ripeto, se spedizioni sono un po' così, arrivano le cose un po' per volta. Sono anche a rischio dogana, essendo importi piccolissimi, perché sono tutti acquisti singoli, quindi il valore effettivo dichiarato è ad esempio per queste qui 1,81 euro, costano anche più del pacchetto questo qui da 4. Ma all'interno ci sono di dimensioni, no, le dimensioni sono sempre più o meno quelle, cambia un po' la forma. E qui dentro, ad esempio, ce n'è una lilla fatta così in maniera sagomata e una, allora, quella verde che è praticamente come queste qui. Eccola, vedete? E questa lilla invece è fatta sagomata così. Queste due le ho già lavate entrambe, quindi le ho bagnate, ma non le ho utilizzate. Anche queste sembrano molto morbide, anche così da asciutte, ma una volta bagnate e lavate non hanno avuto nessun processo di aumento del loro volume, sono rimaste così come sono, però non le ho ancora provate sul viso. Non lo so, penso che più o meno rimaniamo su questo genere qui. Niente di eccezionale e secondo me non vale la pena, insomma, prenderle. Vedremo però, queste le devo ancora provare. Poi proverò tutto per bene, magari vi farò un video riassuntivo di tutti questi piccoli acquisti per quanto riguarda queste spugnette. Io ne avevo anche una, ma è parecchio datata, di Sephora, che era orrenda, una di H&M. So che H&M ha tirato fuori delle nuove spugnette, lo so perché le ho anche regalate. E pare che non siano male, ma io ancora non le ho provate, quindi magari probabilmente in un prossimo acquisto, se le dovessi trovare, insomma, prenderò anche la spugnetta di H&M, anche perché è anche facilmente acquistabile, insomma, un po' da tutti, e anche lì il prezzo comunque non è esagerato, se non mi sbaglio, sta sui 3 euro. Anzi, secondo me qualcuna di voi l'ha già provata, quindi nel caso lasciatemi qui nei commenti qualche impressione, che cosa ne pensate, se avete usato anche Beauty Blender e Real Technique, se comparandola pensate che sia più o meno a questi livelli qui. Queste per il momento sinceramente io non mi sento proprio di consigliarvele come acquisto, ma anche no. E è stato molto carino perché mi hanno messo dei bigliettini scritti a mano in inglese in cui mi ringraziano per gli acquisti, è molto carino. E anche le bigliettini scritti, aiuto,
scritti col thank you, insomma, da eBay, ma dal venditore, insomma, sono curati in queste cose. Però mi aspettavo qualcosa di più da queste spugnette, invece sono rimasta un po' delusa. Delle maschere ci aggiorniamo non appena riuscirò ad utilizzarle, probabilmente anche già nel prossimo video dei prodotti finiti vedrete più di qualcosa e quindi già vi saprò dire anche a livello di qualità del tessuto della maschera, quanto e come sono imbevute e bla bla bla. Questo è tutto, ci vediamo alla prossima come sempre, ma non prima di avervi detto che vi saluto, vi abbraccio e vi bacio.